downtown and singing this blues, cause I may just found someone, got someone to go with, and I'll tell you. Okay. Allora, ma che lezza, bello che ci hanno girato Avatar. È un video, dai, un video, ok. Cioè, pronto. Siamo qua al Teatro Leon con Gigi e Andrea, con il loro spettacolo. Certo. Allora, io vi chiedo molto velocemente una breve sintesi del vostro spettacolo. Ma molto velocemente. E come è cambiata? Ciao. Siamo stati velocissimi. E come è cambiata il vostro, voi siete un simbolo della comicità bolognese, non soltanto. Come è cambiata il modo di fare comicità dagli esordi ad adesso? Nostro o in genere? Anche il vostro. Se è cambiato, se il nostro, nel senso che non è cambiato, perché noi siamo, crediamo nella comicità vera, sanguigna, bolognese, della parola pronta, del qualche doppio senso, ma sempre bonario. Mentre adesso, andando avanti, chiaramente usiamo degli argomenti più attuali. Come va? Ma voi ci eravate anche le altre volte? Sì, quasi. A Bologna, qui davvero. Via davvero. Allora venite su voi che noi veniamo lì e ci fate sentire cosa facciamo. Cosa vi ricordate? Beh. Oh, che bella Bulania, eh? Sì. Sentire qualcuno che ha detto, ma va a fare dal Peppe. È una cosa che non senti mai. Non si sente a Roma. Quasi... mortacci tua, queste cose qua. Le solite, le solite, invece. Come una cosa, quando io andai a Roma per lavoro, la cosa bestiale quando andavo al bar. Si sente bene? Tutti... Perché c'è uno che si è sentito poco bene. Si sente male. Mi alzi il mio? Adesso? Adesso è già alto? Siete avete contenti? Avete bisogno del Maico o siete a posto tutti? No, cioè, pensa se fosse così facile che se uno dici me lo alzi. Istantaneo. Come Berlusconi, tutti loro. Ma che cosa c'ha Berlusconi? A Berlusconi dicono che c'ha il coso, no? Che cosa? Se non lo sa lui che usa la sala. Lo so, sei tu informato, io non lo so. C'ha l'interruttore qua, lui fa finta di niente e tocca. Ah, cioè c'ha. Cioè, vieni qua, bella maiala, quando lei si sposta, lui fa, eccola! Ah, ok. Devo stare attenti perché se tocchi male ti si rivolta. Ce la fa. Ah, eccola! E se lo trova così. Ah, ok. E sono quelle cose che vanno tutte. Insomma, funziona e non. Funziona e non funziona, allora... cioè dobbiamo prendersi la mano. Come sentivo un po' bruciare. Ma come non te ne sei accorto? Ma scusa, tutto il pubblico se ne va! Ero tranquillo perché io tanto so la soluzione H dietro e vado bene. Però, sto chiedendo, per l'amor di Dio, che non mi incurino un'altra volta. E beh, è strano, hanno detto, guarda un teatro, tutti seri, c'entra il parroco. Andiamo bene. No, allora, hai capito? Va bene, sto chiedendo. Allora, e adesso, ad esempio, voi saprete che qua, abbastanza, a 100 km a Firenze, Renzi si sta facendo la Leopolda, per dire. Cosa si sta facendo Renzi? La Leopolda assieme a tutti gli altri, chiaramente, da solo. C'è lui con altri. Cioè, sono tutti lì che si fanno la Leopolda. Adesso... E poi diceva di Berlusconi, hai capito? Almeno lui ce l'aveva 2, 3, 7, 8, lì un centinaio si fanno la Leopolda. Ma no, Andrea! Nel senso che si sono radunati lì e decidono le sorti dell'Italia. Sì, però... Pensa una cosa importante? Sì, cioè, allora Leopoldo si decide il futuro dell'Italia. Sì, però la bella maiala adesso... Il meccanismo per far ridere e per piangere è sempre quello. Inutile quelli che dicono ho inventato un umorismo nuovo. No, si ride e si piange sempre per gli stessi motivi. Piuttosto noi abbiamo sempre una storia dietro le nostre gag. Cosa che si è persa adesso, tu vedi in trasmissioni di grande... importanza tipo Zeli, certo. Praticamente c'è uno che va dentro, dice tre battute, un tormentone e poi va via, mentre noi siamo ancora legati al fatto che una gag deve avere una storia, un intreccio, un inizio, uno svilupparsi, la battuta, uno svilupparsi e poi siamo soprattutto, adesso si usa molto un umorismo di battuta, sì. Mentre siamo più per un umorismo quando ancora secondo me i migliori di tutto dell'ultimo secolo che sono Cocchi e Renato e poi per finire con Perdone, con altri che usano l'umorismo di tempi comici, di situazioni comiche
che quelle funzionano di più secondo me, e poi se le hai già riviste, cioè tu come porti i capelli per il biondo di qualche altro lo puoi sentire 100 volte e ridi sempre, perché non è fatto di battute, quindi quando senti una battuta dopo la sai già e non ridi più, ma l'umorismo di tempi è vero Gigi. Detto anche Baglioni. Sono sì, detto già adatto dal brizzolato, basta, perché poi Baglioni non c'entra niente neanche con la voce. No, sono d'accordo, effettivamente io non amo ad esempio tutti questi programmi comici nuovi tipo Zelig, se vuoi Colorado Caffè. Perché, come diceva Andrea, sono fatte solo di battute. Cioè, e poi la cosa strana e preoccupante delle due, che si è abituati il pubblico a ridere e a rendere la parolaccia una battuta. Cioè, se un comico vede che il pubblico non ride, a un certo punto dice un vaffa e la gente ride. Esatto. E non ha mica detto niente. E non si capisce bene. Allora lui dice, beh, se basta dire delle parolacce per fare ridere il pubblico... Le dico cinque o cinque, esatto, capisci? Cioè, è vero, cioè il pubblico sembra che lo smuovi solo al momento della parolaccia. Sì. Prima sembra quasi... Adesso si usa molto il tormentone, quello che due entrano e cominciano a fare era, e poi battuta, l'era, battuta. Usano molto il movimento e i tormentoni come parte integrante della battuta. Esatto. Quindi battuta veloce è 10 minuti di tormentone, battuta veloce è 10 minuti di tormentone. È un modo nuovo che fa ridere, la gente comunque ride, e poi è giusto che ci siano vari modi di fare ridere, l'importante è che il pubblico si diverta. Diciamo sì, effettivamente. Ah, vedi, ad esempio lui sta ridendo, questo è un metodo mio nuovo. Sono sempre pronte, era già lì pronta con l'alcol. Ma no! Mettiamo il sirupen. Ma no, il flamenco è così. Si pensa che male che hanno loro interno. È il paese dove ci sono più emorroidi di tutti. Allora, posso? Gli è venuto con la nacca. Dai, forza, entriamo nell'atmosfera spagnola. Dai. Allora. Aspetta, io ti do il là. Dai. Effettivamente oggi si fa molto quella che viene definita la comicità demenziale, cioè proprio è più è stupida, più è fuori dalle righe, la gente, i ragazzini, i giovani ridono di questo. Vi lascio con questa mia piccolissima curiosità, ho la speranza di poter vedere in futuro un nuovo film insieme. Sarebbe molto bello, l'unica cosa è che i film che noi abbiamo fatto, erano degli anni 80, 90, fino al 95, 96, dove noi eravamo ragazzi. Quindi adesso, quando mi chiedono perché non fate più Acapulco, perché noi non possiamo più a 60 anni andare in giro per le spiagge a correre dietro le ragazzine, saremo patetici più che comici. Bisogna trovare una storia di allora che prosegua da allora in avanti, quindi che noi che a 30 anni facevamo i cretini per le spiagge, a 60 anni continuiamo a farlo casomai, però in un'altra maniera, essendo rimasti i ragazzi di allora, quindi bisogna scriverlo molto bene, e siccome credo che adesso come adesso la scrittura sia la parte più che manca di più in Italia, bisogna comunque, mi ci piacerebbe molto, ma trovare un copione veramente buono. Certo. Grazie Gigi, grazie Andrea, grazie a tutti gli amici del Gigi. Comunque so che sta scrivendo di noi, lui passa le notti a scrivere, quindi non si sa mai. Allora non si sa. Può essere che c'è qualcosa nel cassetto. Sai, lui è ancora viva, allora grazie. È strano, questa è stata una bellissima notizia. Grazie. Sì. Ciao a tutti, ciao. Grazie. Scusa mamma, ma cos'è le mie cose private? Guarda un po' le lettere, queste sono le brave ragazzine che conosce mio figlio, Pensa al giorno d'oggi, noi ce ne sognavamo, adesso voi siete giovani, te sei una ragazzina confronto a me, però una volta sì, proprio si stava pure, prima ti toccava un pochettino, poi ti dava un bacino, adesso tu vuoi bene. Poi la mamma è stata anche Miss, sei stata Miss. Sì, Miss Vendemmia nel 47. Avevo 6 damigiane d'onore, sono stata su una settimana. Sì, comunque mamma adesso. No, guarda. No, dai mamma. Guarda che belle le letterine, adesso le faccio sentire chi è madre e mi può capire. Ma come? Dai mamma, non si può. Allora.
Caro il mio torello. Comincia così. Abbiamo un bel torello in casa, eh? Vabbè. Cosa c'è? Ma cosa ho fatto io? Un torello, signora. Prima ho fatto un Barbasani, un torello. Ancora sento ardere sulla mia pelle il ricordo delle tue labbra tumide e al dente. Come al dente? Al dente. Ah, vabbè, cosa c'è di male? Abbiamo le labbra tumide. Tumide, vabbè. Non scorderò mai il nostro ultimo incontro. Ha ragione, l'ultimo, perché se la torna va dalla Tamà. Appena ci siamo visti, ho letto, sa anche leggere. Ma dai, no. È istruita, sì. Ho letto nei tuoi occhi la bramosia di avermi. Ho visto comparire la bestia che è in te. Come? Abbiamo un animale in casa, non lo sapevamo. Per favore, dai. Ricamo. Allora, voglio che giudichino loro. L'animale insaziabile che ogni volta mi sazia e mi sfinisce. Ah, facciamo la campagna per gli animali insaziabili. Ma mamma, cosa c'è? Vabbè. Mi hai sollevato con le tue braccia possenti e forti e mi hai portato verso la camera da letto, il nostro paradiso. Ma devi da portare la spesa a Tomelder, ma invece lei, vedi che la forza l'abbiamo, eh? Vabbè, mamma, dai, su, è un gioco. Guarda che gioventù. È un gioco. E di colpo ho capito che non eravamo soli. Hai capito? Come non? Non eravamo soli. Ma cosa c'erano tutti gli innamorati. Va bene, via. Ma come? Tutti insieme, va. Ma come? Paolo e Francesca, Giulietto e Romeo, Tristano e Isotta, Dante e Beatrice, adesso mi dai tutti i cognomi di questi qua che telefono le loro mani. Mamma, ma sono modi di dire! Spurcacionato! Ma sono modi di dire, ma scusa! Sono modi di dire, Tamas! Ma è scritta questa, ma quando arriva? Io non me la ricordo, non scusa. Non te la ricordi, eh? Ma assolutamente no! Sì, non te la ricordi. Scusa. Vai avanti, svergogna! Chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta? Guarda, mi viene da piangere. Sì, perché sono figli. Ma secondo te questa qui è... Non mi faccio neanche più di pulito a lavare la roba insieme alla mia. E sa, mamma, scusa, ma se secondo... Virus, prendono dei virus. Ma che virus? Ma secondo te questa è indirizzata a me? Oh, chi è? San Marchi, chi è? È l'indirizzo del babbo questo, cosa c'entro io? Come babbo? Questa è una lettera... Il babbo c'ha la mano. Questa è una cosa vecchia. Ma come una cosa vecchia? Dice, aspetta un attimo, fammi vedere cosa dice. Dante e Beatrice, sì, dice così. E poi... Ho ancora i limiti della tua furia. Ah, vabbè, sarà stata una vecchia fiamma del babbo, perché lei gli dava dietro la picchiata. Ma come la picchiata? Sì, che... sì, sì. Poi dice, mi hai strappato i vestiti di dosso. Babbo, quando peccia, ma come picchia? Poi fa, è una, due, tre, quattro... volte, sì. È possibile che sia babbo. Ma aspetta, ecco. No, non è il babbo. No. Ma figurati. Quattro mi hai... dice, mi hai fatto tua. Ma l'era me. E poi, va avanti e... piccolo. Allora è babbo. Aspetta, amore mio. Adesso ti lascio perché devo andare a messa. Ti amo e ti bramo il tuo dolce scricciolino. Bologna, 1948. Ma questa è una lettera che hai scritto tu al babbo? Che vergogna. Grazie dei vostri applausi, del vostro calore. Grazie Bologna di aprirci sempre le braccia e di farci respirare ancora bene, perché io vivo a Roma ed è come vivere in apnea, per tornare a respirare tutte le volte che arrivo a Bologna. Quindi grazie, voi fate parte del mio e del nostro respiro. Un abbraccio a tutti. Grazie a tutti.